Diretto da Rob Ruffelson, Il postino suona sempre due volte è un film del 1981 con protagonisti Jack Nicholson e Jessica Lange. È tratto dal romanzo omonimo di James Cane e quindi di fatto è anche un remake della pellicola del 1946 con Lana Turner. Il libro, infatti, è stato oggetto di diversi adattamenti cinematografici, tra cui anche Il nostrano Ossessione di Luchino Visconti. Tu vuoi stare con me? Sì. Bene. Perché il romanzo e il film si intitolano così? Nella trama non c'è nessun postino e nemmeno nessun campanello che suona due volte. Beh, si racconta che all'epoca lo scrittore fosse in alto mare appunto per la scelta del titolo, ma un giorno un suo amico con il quale scambiava una fitta corrispondenza gli confessò che quando era a casa e il postino suonava due volte, come di solito fanno le poste nel Regno Unito, beh, lui sperava sempre che gli consegnasse una sua lettera perché non vedeva l'ora di leggerla. All'autore questa frase piacque così tanto che decise di utilizzarla per il suo romanzo. Senti, digli che se ne vadano. Esiste però un'altra versione sull'origine del titolo. Nel film i due protagonisti, che sono amanti passionali per tutto il corso della pellicola, tra tentati omicidi, azioni non proprio pulite e problemi giudiziari, alla fine comunque riescono a stare insieme. Nel momento di massima felicità però c'è un incidente, lei muore e muore anche il loro figlio che lei porta in grembo. Il postino che suona due volte quindi è una metafora della giustizia che alla fine nella vita si presenta sempre a chiedere il conto, anche al di fuori del tribunale. Quando il film uscì nelle sale, non fu accolto bene dai critici, che lo stroncarono. Lana Turner, poi la protagonista della pellicola del 1946, continuava a rilasciare interviste in cui lo definiva spazzatura pornografica. Più i giorni passavano, però, e più la cattiva pubblicità causava l'effetto contrario, incuriosiva il pubblico che affollava i cinema. Per rispondere a queste polemiche, Jack Nicholson ricordava tutti gli incassi, nettamente superiori a quelli immaginati. La pellicola quindi stava andando bene, e chi se ne frega dei criticoni. Le creperai in galera, Chambers. Ehi, impari a perdere, eh? Del film rimangono molto impresse le scene del sesso in cucina tra Jessica Lange e Jack Nicholson, una sequenza così realistica che ancora oggi molti spettatori sono convinti che i due attori abbiano avuto un vero rapporto e non simulato. I due però hanno sempre negato tutto, anche se bisogna sapere una cosa, che durante le riprese di quella scena dal set vennero fatti allontanare praticamente tutti. Rimasero solo i due attori, il direttore della fotografia e il regista, che lasciò massima libertà di improvvisazione sessuale a Jack e Jessica. Hai sentito? La scena suscitò polemiche anche per il modo in cui è focalizzata sulle sensazioni e sui piaceri della sola Jessica Lange. La telecamera fa di lei la figura centrale e difficilmente vediamo il volto di Jack Nicholson. Alcuni vi hanno ravvisato la tendenza di Hollywood a mostrare i nudi soprattutto delle attrici, evitando di esporre allo stesso modo i partner maschili. Di contro, i critici concordano che nel nostro cult e a questo punto della storia, narrativamente, hanno molta più importanza le scelte e le sensazioni di lei rispetto a quelle di lui. Jessica Lange ha raccontato che sul set sia il regista che Jack Nicholson furono molto gentili con lei, che era al suo primo vero ruolo drammatico. Soprattutto Nicholson, che le insegnò come sfruttare al meglio il corpo, le espressioni del volto per i primi piani. Bisogna ammettere una cosa però, che all'epoca l'attore aveva un debole per lei. Al termine delle riprese dichiarò più volte che Jessica Lange era di una sensualità incredibile, una bomba sexy a cui era davvero difficile resistere. Ma ce l'hai sempre sveglia. Ultime rapide curiosità, e cominciamo dicendo che all'epoca la censura cinematografica irlandese era nota per essere molto severa con le scene di sesso sul grande schermo. Nel 1981 però, inaspettatamente e incredibilmente, questo film superò quell'ostacolo e uscì nelle sale senza tagli, creando un precedente importante per i film più spinti che sarebbero usciti successivamente. Il postino suona sempre due volte, poi è stato anche l'apripista del genere thriller erotico, spianando la strada a successi internazionali come Basic Instinct e Attrazione Fatale.
Inoltre, per chi non l'avesse riconosciuto, in un piccolo ruolo all'inizio del film troviamo Christopher Lloyd, che pochi anni dopo diventerà famosissimo come Doc di Ritorno al Futuro e il giudice Morton di Chi ha incastrato Roger Rabbit. Infine, è curioso sapere che giusto un anno prima del nostro cult, Jack Nicholson aveva cominciato una relazione durata ben 17 anni con Angelica Houston, che vediamo qui recitare nella parte di Madge. Il loro fu un rapporto travagliato, costellato dai tradimenti di lui, e infatti la Houston non fu molto felice quando vide le scene hot tra lui e Jessica Lange. Davvero molto lieta, Frank. Bene, queste erano le più belle curiosità di un cult come Il Postino suona sempre due volte. È ovvio, eccolo, è il postino. No, siamo la polizia, apra subito.